Noi, io, qui ci siamo pronti con la nostra carriera. Allora, piccolo problema. Mentre vedete avanti con la carriera, il calciatore di Argenzio, è stato un piccolo problema che la telecamera non è riuscita a riprendere tutto, batteria, anzi memoria piena. Allora, in questo caso, mi vedete solo muovere le labbra per commentare la nostra partita, perché per fortuna la carriera l'ho riuscita a registrare, tutto va bene, infatti. È inutile che tengo il joystick, infatti è inutile che parlo perché sono in torto e ho sbagliato. Però in questo caso, per fortuna, possiamo parlare di nuovo del quarto episodio perché abbiamo registrato tutto. Basta adesso solo commentarlo e vederlo. In questo caso non giocherò, ma commenterò le cose più importanti che vedrete. Per esempio, si avvicina la partita con la Sampdoria. In questo caso vediamo la Sampdoria, Fiorentina, Roma e Parma. Quattro partite molto buone. Non vi posso svelare nulla, andremo step by step. Andiamo alla prima con la Sampdoria, in cui ci chiede i prossimi obiettivi di fare almeno 6 di valutazione, un gol e una realizzazione del meno del 10%, cioè un non gol su 10 tiri. Capito? Andiamo avanti con la partita, andiamo con la Sampdoria, siamo titolari, come al solito. Veniamo da un periodo di... per questa volta Argenzo prende la palla al centrocampo, riparte avanti, e il Benevento si chiude sulla fascia e passa a Argenzo, che subito con passaggio filtrante vede il suo giocatore che passa di nuovo per Argenzo. Argenzo chiede palla, mette in mezzo e facciamo gol. E facciamo gol, signore e signori. Che azione stupenda! E la conclude Ionita con un grande assist di Argenzio che hanno concluso una bella azione. Subito palla e Argenzio chiude tutto. 1-0 per il Benevento. Artur Ionita, prima, ma possiamo fare di più. Argenzio chiede la palla, ma viene data in mezzo e miracolo del portiere Audero che. Con un tiro di non so chi è, ma viene parata. Argenzio è pronto a tiro, fa un tiro a giro, ma la palla esce di pochissimo. Qua era stato un bel tiro a giro, avevamo fatto, però veramente molto bello. Peccato che si è mantenuto centrale il tiro a giro, non ha allargato troppo i suoi. Finisce il primo tempo, ci vede in parità di risultato 1-1, molto sintetico, ma molto buono questo risultato. Abbiamo sbagliato qualche controllo, sì, tenere palla a centrocampo non è il nostro forte. Però abbiamo un assist, direi possiamo riprendere. Ottima partita su alcuni fronti, meritato anche il pareggio perché non abbiamo dato oltre a quello là. Bella partita, abbiamo meritato 7.8, direi tranquillo, abbiamo fatto un tiro ma fuori, un assist importante e tutto il resto è andato un po' a destra e a sinistra. Andiamo avanti, adesso ci prepariamo, abbiamo fatto molto pena, però andiamo avanti. Inter vince, Milan vince, va bene. Quando noi ci dobbiamo salvare per il momento l'obiettivo principale. Allora, potete 10 partite 8 gol, andiamo con l'allenamento così ci riprendiamo anche un po' perché dobbiamo migliorare, ricordate il nostro obiettivo è migliorare fino ad andare in nazionale, sperando che ci possano convocare fino alla fine. Andiamo con l'obiettivo di andare a battere la Fiorentina. Infatti adesso prevediamo la Fiorentina, siamo 12esimi a un punto sotto a Napoli, con una partita da recuperare. Siamo titolari come al solito. Cerca di liberarsi del difensore, ma torna indietro. Poi vede un passaggio in profondità. Vedete Bodu che lancia e gol. Gol di Bodu. 1-0 Fiorentina al 34esimo minuto. Eh sì, stava attaccando. Vede in vantaggio la Fiorentina per 1-0. Nulla da dire perché hanno meritato qualcosa in più, giusto quei 2-3 tiri hanno fatto in più. Però il Benevento c'è ed è vivo. E noi riprendiamo col secondo tempo. 1-2 con Pulgar, subito Pulgar vede Castroville, a sua volta vede Cocorin, Ribéry 2-0 2-0, Ribéry aveva toccato un pallone in 10 secondi e ha fatto gol, va bene per fare un po' di superiorità numerica. Ribéry si accentra di nuovo, lancio lunghissimo per Blanco sulla fascia, mamma mia che passaggio, Bonaventura tira subito a volo e che cosa hanno combinato, azione stupenda. Applausi anche dall'allenatore di Argenzo per mettere il passaggio in mezzo. Ribéry questa volta sbaglia. 87esimo, visto, non ce l'ho fatta più. Vedo, dico, vai al risultato perché lo stesso penso che mi cambiava. Facciamo un miracolo, miracolosamente un 3-2 per loro con Argenzio e Caprari che fanno due gol all'89esimo. Non so com'è possibile. All'89esimo facciamo due gol, un'espulsione e un'ammonizione. Una cosa incredibile. Comunque la partita la perdiamo 3-2. Onore alla Fiorentina perché ha giocato veramente bene. Onore pessimo a noi che non hanno fatto manco quasi. Comunque, passano i giorni, passa il tempo, passano i minuti, passano le ore e ci vediamo a giocare con la Roma. E qua si potete vedere partite giocate 11,
gol segnati 9 e 6 assist, è abbastanza decente come giocatore. E vediamo lo scontro con la terza partita di questo quarto episodio. Vediamo la Roma. Dice che Barba è squalificato. Non ci sono po' fracamang ammi. Squalificato. Andiamo con la Roma. Ci abbiamo titolare. Questa volta abbiamo la Padula Caprari che sperando mi possono dare più una manina il primo tempo. Molto combattuto, dico la verità, anche molto equilibrato su alcuni fronti, perché abbiamo attaccato noi, abbiamo attaccato loro, però loro hanno fatto più tiri a porta, infatti loro 3 tiri a porta e noi uno. Comunque molto discreto. La gente si fa vedere in profondità, la palla una schifezza, però riesce a riconquistare tipo che Benevento con Argenzo che vede in profondità un pan de palla per Caprari e Caprari fa il gol e il Caprari fa gol e Caprari e Caprari fa gol e Argenzo mette un assist, mamma mia, al bacio mette, mamma mia che gol ragazzi, che gol, mamma mia che gol, mamma mia che assist sublime, mamma mia. E niente, finalmente dopo non si ha l'opzione di avanzare. Ancora cerca la palla Argenzio, ma non viene data. Dopo un po' viene data, prova un tiro e la palla si stampa sul palo. Un palo. Ha fatto un tiro da fermo, ma veramente stupendo che la palla sta ancora facendo tremare il palo. Cambio che era fuori gioco, ma Monti può fa un miracolo. Esce Argenzio dopo 81 minuti. Simuliamo il resto della partita che non serve a nulla. Vinciamo 1-0 e ci portiamo una vittoria a casa dopo non so quanto tempo. Possiamo festeggiare con champagne, bicchiere, brindisi, tutto questo. Dopo la terza partita del quarto episodio possiamo gioire con una bella vittoria. Teniamo fatto anche un altro assist e siamo noni in campionato a meno 1 da Napoli e a meno 2, a meno 3 dal Torino. Andiamo con l'ultima partita di questo episodio. Infatti ci dicono anche i giocatori del mese siamo stati. Vediamo proprio il Benevento, il Parma, giocatori come il nazionale, giocatori del mese siamo tentati, Barba è tornato. E ci permette di migliorare in tantissime cose sul giocatore del mese. Infatti fisico abbiamo migliorato lancio lungo. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Acuti, evidentemente.